tessile e abbigliamento è il comparto che sta di casa a Prato, città scelta dai 40.000 lavoratori toscani per il primo sciopero dopo circa 20 anni. Il contratto è scaduto, va rinnovato, ma il modello contrattuale di Sistema Moda Italia, associazione aderente a Confindustria, secondo CGIL, CISL e UIL, sembra rivolto solo a ridurre diritti e salari. Sì, in un paese dove si può raccontare che avendo perso 100.000 posti di lavoro negli ultimi 5 anni, quindi un quinto dell'occupazione, facendo lo stesso fatturato, anzi un pochino incrementato, ha perso di produttività, può raccontare quello che gli pare. Quindi dice che per essere competitivi bisogna ridurre le ferie, peggiorare la malattia, far scegliere all'impresa giorno giorno i turni e gli orari da fare. E poi per quanto riguarda il salario, intanto lavori 24 mesi, poi fra 2 anni vediamo se, come e quando ci sarà da corrispondere degli aumenti, praticamente chiudendo un contratto senza neanche le tabelle salariate. Quindi improvvisando sostanzialmente. Nella modernità si pensa che questa sia la modernità creativa. Sono soprattutto donne, il 90% dell'occupazione del tessile e abbigliamento è femminile e riscuotono anche veramente poco, un migliaio di euro al mese. Sì, le paghe scrie sono abbastanza basse nel settore perché è un settore che è esposto alla competizione internazionale e in crisi da tempo. Questo non vuol dire però che non abbiano la produttività che devono avere, che non lavorino quanto devono lavorare e che non debbano portare a casa uno stipendio dignitoso. Vorremmo un contratto dignitoso. Oggi la proposta delle aziende non lo prevede e quindi c'è lo sciopero in tutta la Toscana. Ci auguriamo che questo sciopero, perché molte aziende oggi sono vuote, faccia ragionare le controparti datoriali e si possa arrivare, ripeto, in tempi rapidissimi, perché il contratto è scaduto già da fine marzo, ad un rinnovo che possa consentire alle persone di fare una vita dignitosa. L'adesione allo sciopero è alta, circa l'80%, in un settore che vede soprattutto la presenza femminile. Lavoratrici coi salari tra i più bassi del paese, circa 1.000 euro. La condizione è quella di tornare, praticamente se si accettano queste condizioni, praticamente è quella di tornare indietro, non lo so, neanche di 30 anni, forse di 50, perché cioè, non si può richiedere di diminuire le ore di praticamente anche della malattia, delle ferie, quando poi il governo incontro ai lavoratori non viene mai, perché le tasse non vengono diminuite neanche nelle minime cose, insomma. Oggi comunque siamo qui nell'interesse di tutti, perché anche con il contratto siamo dovuti venire in piazza dopo tanti anni, avevamo un accordo che vogliono disdettare i nostri superiori, che comunque sia c'è da dire anche che ci vogliono quel pochino che avevamo, ce lo vogliono togliere tutti i nostri diritti che avevamo, i nostri genitori, i nostri amici, i nostri ex colleghi che hanno avuto privilegi per modo di dire, noi ci vogliono togliere pure quelli, perché quando si va a intaccare salario, indennità di malattia, ferie e quant'altro, credo che di più non ci possono chiedere a stipendi che sono di 1.000 euro al mese, quindi... Dignità, 40.000 sono gli addetti in Toscana, 420.000 circa quelli nazionali. Questo è uno sciopero nazionale che è stato frastagliato in svariati giorni. Questo è quello che comporta la partecipazione della Toscana. Siamo tutti qua davanti all'Unione Industriale e speriamo con questo sciopero, è la prima iniziativa. Io spero che si rendano conto e capiscano l'importanza di questo contratto e si mettano a ridiscutere per il rinnovo di contratto. Se no, può essere un inizio di un periodo di movimento.